Un impegno rafforzato per sostenere l'Ucraina è arrivato dai paesi NATO riuniti in Germania nella base aerea di Ramstein per iniziativa del segretario alla difesa statunitense Lloyd Austin. Presenti ministri della difesa e capi di stato maggiore del patto atlantico per discutere non solo di Ucraina, ma di prospettive di difesa nel lungo periodo. Abbiamo avuto un confronto sincero e produttivo con il presidente Zelensky e la sua squadra sul supporto fornito e sulle esigenze dell'Ucraina alla luce dello spostamento della battaglia verso il Donbass e il sud, ha detto Austin, perché continueremo a smuovere mari e monti per poterle soddisfare. La Germania ha autorizzato la consegna di carri armati Gepard all'Ucraina, ha annunciato martedì il ministro della Difesa, senza indicare il numero preciso, ma segnando un importante cambio di passo nella linea di cautela tenuta da Berlino nel sostegno militare a Kiev. La Francia ha già annunciato l'invio di cannoni con una gittata di 40 chilometri e il Regno Unito ha donato missili antiaerei. Tre navi da guerra sono arrivate nel porto finlandese di Turku lunedì per addestrarsi con la marina finlandese, mentre Helsinki e Stoccolma considerano la possibilità di unirsi all'alleanza guidata dagli Stati Uniti.